amicidelbianconero.com, siamo qui dallo stadio San Siro e oggettivamente abbiamo visto una partita incredibile. Nessuno credo ci avrebbe creduto se ci avessero detto alla vigilia che avremmo visto a 4 gol, per parte, quindi 8 gol in totale, 4 della Juve, una partita davvero all'insegna delle emozioni fin dal primo minuto e fino appunto al 93esimo, una partita che è davvero, cioè, più emozionante di così non si poteva, tante montagne russe, tanta adrenalina, e la Juve alla fine è riuscita a portare a casa un punto importante, un punto prezioso. Ma guardiamo subito le pagelle dei bianconeri che sono scesi in campo per questo derby d'Italia. Partiamo da Michele Di Gregorio. Beh, oggettivamente una partita quasi perfetta, perché vero, ha preso 4 gol, ma c'è anche da dire che ha tenuto in piedi a galla la Juve nei momenti in cui era in vantaggio comunque sul risultato di pareggio, e poi davvero ha provato a salvare i bianconeri in tutte le occasioni possibili. Non ha potuto fare nulla, soprattutto sui rigori calciati dall'Inter, che erano sostanzialmente perfetti, ma in realtà nemmeno sugli altri due gol segnati dalla squadra di Simone Inzaghi, che appunto l'hanno messo in difficoltà, ma prima di lui avevano messo in difficoltà l'intera difesa della Juve. Quindi Di Gregorio una partita secondo noi da 7,5, una partita ai limiti della sufficienza, diciamo, invece per Cambiaso, che a mio modo di vedere qui da San Siro è stato prezioso soprattutto per aiutare con Seisao davanti ad avere molta più libertà di muoversi, di immolarsi sulla fascia, perché sapeva che con lui alle sue spalle poteva stare tranquillo. Quindi da parte di Cambiaso una partita utile soprattutto in questo senso, perché diciamo ha avuto sicuramente serate migliori, qualche difficoltà comunque a livello difensivo e poche occasioni invece per provare a rendersi pericoloso in avanti. Per quanto riguarda Kalulu, beh, questa sera arriva un'insufficienza per lui, un 5 potremmo dire, perché comunque ha sulle sue spalle la colpa di un rigore causato. Non un errore non gravissimo forse come quello di Danilo, ma comunque stiamo parlando appunto di un rigore in una partita comunque molto difficile per lui e come del resto per tutta la difesa. L'unica, diciamo, attenuante che potrebbe avere l'ex Milan è quella di non aver avuto sostanzialmente nessun aiuto dai compagni di reparto, un Danilo in difficoltà. Parleremo appunto ora di Danilo che oggi ha meritato un 4, difficile dargli di più, forse non sarebbe troppo severo magari insistere con un voto ancora più negativo, ma oggettivamente dopo l'erroraccio in Champions ne è arrivato un altro questa sera contro l'Inter, un altro rigore causato, quindi secondo consecutivo in una partita davvero di grande difficoltà, soprattutto di grande confusione. Diciamo che in questa serata, come già in Champions contro lo Stoccarda, il brasiliano ha fatto capire perché Thiago Motta avesse puntato poco su di lui nella prima parte di stagione della Juve. Poco meglio Caval, il suo voto secondo me si aggira tra il 5 e il 5,5, abbiamo messo 5,5 sul nostro sito, una serata difficile anche per lui, quando una squadra incassa 4 gol tutti sostanzialmente hanno delle responsabilità, chi più chi meno. Caval era in uno dei primi big match veri della sua carriera, dopo l'esperienza al Verona si è trovato un po' in difficoltà come tutta la difesa bianconera, ha retto a tratti, in altre fasi ha fatto meno bene, ma ecco, diciamo meno in difficoltà magari di un Danilo che comunque ha molta più esperienza di lui. Locatelli partita da 5, non ha dato quello che Thiago Motta si aspettava da lui, si è trovato in più che in difficoltà, in realtà è parso molto impalpabile, una serata appunto da né carne né pesce, una serata un po' complicata come del resto anche per altri compagni di reparto. McKenn invece una serata sicuramente positiva, 6,5, anche qualcosa in più forse, sicuramente pregevole l'assist per il gol di Vlahovic,
un tocco perfetto, un assist al volo potremmo dire, e una serata comunque che ha fatto capire perché i suoi inserimenti in area di rigore, nell'area di rigore avversaria, siano davvero preziosi per una squadra, la Juve, che comunque tende a far fatica a trovare il gol con i suoi soli attaccanti, soprattutto il caso di Vlahovic, ma non solo. Quindi McKennie, una partita importante a servizio della squadra, anche ovviamente a centrocampo. Per quanto riguarda Conte Isao, arriviamo a lui, è uno degli uomini di questa vittoria della Juve, una serata da 7, forse anche 7 e mezzo, perché davvero l'Inter ci ha provato in tutti i modi ma non riusciva a contenerlo in nessun modo. Ha corso fino al 90° e oltre con un'energia che davvero sembrava non finire mai. Ha provato a correre dappertutto, solo sulla sua fascia, con l'aiuto che dicevamo prima prezioso di Cambiaso, che gli ha dato la libertà di volarsi davvero con tutte le sue energie. Ha corso davvero fino al 93°. Fagioli, partita da 5, un po' come quella di Locatelli, senza infamia e senza lode potremmo dire, ma in una serata come questa gli si vedeva molto di più, proprio anche perché era stato schierato comunque dal primo minuto, quindi grande fiducia in lui da parte di Thiago Motta, fiducia non secondo me ripagata al 100%. UEA, una partita intelligente, secondo me dirigente, 6 e mezzo, il gol, un premio comunque per un inizio di stagione comunque un po' complicato tra problemi fisici e un impiego part-time, diciamo, da parte di Thiago Motta, un gol comunque meritato nel contesto, anche se mi permetto di dire che in quel caso se il gol non fosse arrivato sarebbe stata una notizia, perché davvero il gol era solo da segnare lì. Finiamo con Vlahovic, una partita sicuramente da 7 pieno, un gol da centravanti vero, un gol comunque meritato, diciamo che anche per lui, un po' come dicevamo prima per UEA, quel gol andava fatto, doveva essere segnato. Vlahovic per il resto è sembrato, nel momento del gol è sembrato il miglior Vlahovic della Juve, il Vlahovic di cui la Juve ha bisogno, mentre in altre fasi della partita è apparso un po', come appunto già successo in altre occasioni, un po' isolato, poco servito dai compagni. Però credo che avrebbe voluto lui stesso questa sera fare di più, infatti la sua espressione al momento dell'uscita dal campo parlava chiaro, voleva dare di più, non ce l'ha fatta, ma comunque il suo contributo oggi alla vittoria della Juve, al pareggio della Juve, perché questo pareggio vale forse come una vittoria, è stato sicuramente rilevante. Per quanto riguarda gli altri subentrati, Bangula senza voto, si è visto per pochi minuti e non ha offerto granché sostanzialmente alla Juve, anche Savona e anche Gatti. Gatti, mi permetto di fare un'aggiunta in più, è entrato per fare quello che avrebbe dovuto fare anche in Champions contro lo Stoccarda. Lì Thiago Motta non l'ha messo in campo, gli aveva preferito lui. Questa sera Gatti ha contribuito a fare buona guardia nei momenti finali della partita. Ultima citazione anche per Thuram, è entrato anche lui nell'ultimo quarto d'ora di gara, non si è visto più di tanto, ma comunque ha avuto la soddisfazione di sfidare, anche se solo per pochi minuti, il fratello Marcus, che ha avuto una serata forse anche più difficile della sua. Da San Siro è tutto, grazie mille da Benedetta Panzeri.